Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento settimanale con i fatti e le opinioni. Anche in questa puntata parleremo di politica regionale. La scorsa settimana abbiamo ospitato il Presidente della Regione, Marco Marsiglio, per una chiacchierata a 360 gradi sui temi principali. Oggi li approfondiamo con la presenza dei gruppi consigliari principali presenti all'Assemblea dell'Emiciclo, appunto per entrare nel vivo di questo dibattito elettorale ancora pre-estivo, ma soprattutto pre-elettorale. Insomma, ci prepariamo ad un autunno di lunga campagna elettorale. Del resto anche le dichiarazioni di Marsiglio hanno un po' proiettato lo sguardo sul futuro, su quelli che saranno i temi del confronto tra le forze politiche e le coalizioni nel voto del 2024. Saluto e ringrazio i capigruppo che hanno accolto il mio invito: Silvio Paolucci del Partito Democratico, buonasera. Fabrizio Montepara della Lega, buonasera, buonasera Montepara, che buonasera in questa veste, peraltro di Presidente di Commissione, sostituisce il assente perché si trova all'estero il capogruppo d'Incecco. Francesco Taglieri del Movimento 5 Stelle, buonasera. Buonasera a tutti. E Mauro Febbo, capogruppo di Forza Italia, buonasera Febbo. Buonasera. Aspettiamo nei nostri studi Massimo Perrecchia, che ci raggiungerà a minuti, capogruppo di Fratelli d'Italia. Io inizierei proprio con Paolucci per commentare, insomma, avrà visto anche lui un po' la trasmissione con Marsiglio e i temi che ha affrontato il governatore. In particolare, qui entrerei subito nel cuore del tema più rilevante, e poi è veramente un tema che è destinato a incidere sul futuro dell'Abruzzo, vale a dire il tema delle risorse per le grandi infrastrutture, PNRR in campo, con le difficoltà di cui sappiamo anche a livello nazionale e europeo, e soprattutto questo intervento sul potenziamento dell'asse ferroviario Pescara-Roma. Ci sono delle reali preoccupazioni circa il finanziamento di quest'opera? Sembrerebbe di no, in quanto abbiamo sentito RFI che è pronta a addirittura far partire la progettazione e l'esecuzione dei primi lotti. Come stanno le cose secondo insomma, i dati in vostro possesso e anche la posizione del Partito Democratico, Paolucci? Ma le preoccupazioni ci sono e sono anche significative, intanto perché non abbiamo una parola definitiva del Governo nazionale, a partire da Salvini, che piuttosto si intesta o parla dell'opera che lui ritiene più strategica, che è il ponte sullo stretto di Messina, ma da tempo, già ormai mesi e mesi fa, mise in dubbio la effettiva realizzazione della ferrovia Pescara-Roma, di quell'opera così importante, in ragione del fatto che le risorse del PNRR sarebbero a rischio di poter essere utilizzate, data la lentezza con la quale il governo regionale si è mosso. Voglio ricordare due aspetti su questa vicenda. La prima, Marsiglio non ci ha mai creduto. Cioè, a 5 anni, ormai a conclusione della legislatura, non ha mai ricevuto le parti sociali, fa difficoltà tutt'oggi a riceverle. Le 16 sigle, 17, per la precisione, prima 16 e poi 17, hanno sottoscritto già anni fa un documento a cui e su cui chiedeva a tutta la politica di misurarsi e di condividere quest'opera così strategica, che rientrava in una visione più ampia, quella del corridoio Tirreno Adriatico, che si inseriva in un contesto europeo dove il sovraccarico di altri assi portanti, dove si spostano merci e passeggeri, parlo ovviamente del Nord Italia, avrebbe dovuto dare la possibilità a una trasversale più in basso che passasse per l'Abruzzo di poter sopperire e vedere appunto un investimento così significativo. Manca visione, manca strategia e, aggiungo, non solo su questo tema ma anche su altri, il grande fallimento del governo regionale Marsiglio sta proprio sulle infrastrutture. Le risorse che erano state inserite dal Fucino al porto di Ortona sono state sottratte, le opere che erano partite, la Fondo Valle Sangro, si sono fermate e le operazioni che andavano fatte, come quella dell'asse strategico, l'inserimento della rete TNT, il corridoio Tirreno Adriatico, si è arenato rispetto alla lentezza di questo governo regionale. Questa è, diciamo, la visione dell'opposizione, del centro-sinistra. C'è una posizione della Lega diversa, del ministro Salvini diversa rispetto a quella della maggioranza? Lo chiedo al rappresentante del Carroccio Montepara, rispetto alla Pescara-Roma. Cioè, le perplessità sono anche quelle che arrivano dal Ministero? Ma diciamo che per quanto riguarda la ferrovia Pescara-Roma, io penso che sono perplessità dovute essenzialmente alla serietà con cui si affrontano i problemi, perché è facile annunciare facciamo l'opera, però ecco, bisogna verificare se ci sono i progetti, se ci sono
i finanziamenti, se ci sono tutte quelle attività, se sono state espletate tutte quelle attività necessarie per poter realizzare l'opera. Ci sono problemi dovuti alla presenza delle varie associazioni dei cittadini che guardano con perplessità alla realizzazione di quest'opera, perché appunto quest'opera va a intaccare quella che è forse il bene più prezioso per una persona, per una famiglia, quindi che della casa di abitazione. Salvini sta solo dicendo che da ministro e quindi responsabile, quindi per cui deve soppesare per bene le parole, sta dicendo facciamo bene i nostri conti, facciamo bene il progetto, verifichiamo la fattibilità dell'opera e verifichiamo anche l'effettiva, questo collegamento terreno-adriatico, verifichiamo se effettivamente è strategico per lo sviluppo, del nostro Abruzzo. Sicuramente il presidente Marsiglio invece ha ribadito con forza che è un'opera che interessa e strategica per la nostra regione. Noi come Lega sicuramente saremo a fianco del Presidente per portare avanti la realizzazione dell'opera vicino alle popolazioni, per cercare di soddisfare al meglio le richieste, perché i sacrifici di tanti anni che i cittadini hanno fatto non possono essere mandati all'aria. Per cui la Lega sicuramente crede in questa infrastruttura. Naturalmente noi diciamo, con la serietà ci impone di fare tutte quegli studi, quelle attività necessarie per l'espletamento della progettazione e della realizzazione dell'opera. Bene, come avete visto all'inquadratura ampia ci ha raggiunto nei nostri studi Massimo Errecchia, lo saluto, lo ringrazio, il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale. Allora, il Movimento 5 Stelle da ieri è stato sempre a favore di questa infrastruttura, ma in qualche modo molto dubbioso sulle reali intenzioni da parte di questo governo di mandarla avanti, tanto rivendicando probabilmente la progettazione e la messa in campo di questo potenziamento da parte dei governi Conte. Ma io ho sentito l'intervista del nostro Presidente e a tratti ho avuto la sensazione che parlasse di un'altra regione, una sensazione che poi viene fuori dalle sue stesse dichiarazioni. Io vorrei ricordare a tutti che il Presidente Conte nel PNRR vedeva un rilancio non soltanto per Regione Abruzzo ma di tutto il Paese, un Paese che aveva bisogno di innovazione, innovazione tecnologica, investimenti sui trasporti, un Paese che negli anni precedenti o nei periodi anche precedenti di governo aveva bisogno sicuramente di innovazione, e questa innovazione veniva fuori attraverso atti di programmazione puntuali con risorse che lo stesso Presidente Conte è andato a prendere in Europa ed è tornato non come oggi o anche in passato a mani vuote, ma bensì è tornato con tantissime risorse, con tantissimi soldi che non si riescono a spendere, non si riescono a mettere in campo. Vorrei anche ricordare che questo centrodestra, l'attuale centrodestra, ha sempre criticato il Presidente Conte per queste risorse, per questo impegno, e l'ha fatto anche in maniera forte, non credendo assolutamente nel PNRR, non credendo assolutamente che si potessero impegnare queste risorse, e l'hanno dimostrato, lo stanno dimostrando, lo dimostrano nella quotidianità. Non ci hanno creduto allora, non ci credono oggi, ed è un danno per tutti, soprattutto per Regione Abruzzo, che all'interno di queste risorse, all'interno di questi fondi, ha sicuramente una grande opportunità. Io, come ho visto come li ho visti lavorare in questi anni, ma li vedo ancora oggi, li abbiamo definiti una giunta lenta, un presidente lento, un modo anche lento di fare tantissima propaganda, tantissime dichiarazioni, come l'ultima volta, abbiamo uno strumento nuovo, la rete o quant'altro, ospedaliera, ma poi negli atti io non vedo assolutamente nulla. Stando in mezzo alla strada, ascoltando i cittadini abruzzesi, le istanze che si raccolgono tutti i giorni sono sempre le stesse. Cosa si è fatto in questi anni? Non l'ha capito nessuno. L'unica cosa invece che è chiarissima è che in questi anni si cercano e si stanno ancora cercando degli equilibri in una coalizione che molto probabilmente non sta funzionando, non funziona e non funzionerà neanche nel futuro.
Mauro Febbo, lei da cittadino di Chieti, probabilmente anche candidato sindaco di Chieti, chissà, lo vedremo, ma anche come esponente del centrodestra, come si mette anche rispetto alle proteste che da parte del territorio della città sono arrivate rispetto a questa infrastruttura che invece sostenete a livello regionale? Intanto rispondiamo a livello generale, credo che insomma, i miei colleghi di opposizione fanno confusione, lo fanno volutamente, perché è chiaro che un'autostrada, una rete ferroviaria Pescara-Roma non può rientrare nel PNRR, perché tutto deve essere fatto entro il 31 dicembre 2016. È chiaro che non ci sono i tempi, 2026, ma è tanto è vero ed è falso quel che loro dicono, quindi è vero ciò che il Presidente Marsilio sta dicendo, che questo governo regionale, questa maggioranza di centrodestra ha preso i suoi 100 milioni dalle FSC e li ha messi all'interno di quest'opera strategica, perché il governo ti dice se è un'opera strategica per primo ci devi credere tu, per primo devi dimostrare che ci credi e noi ci abbiamo messo 100 milioni. Questo governo è talmente serio, è talmente sensibile alle problematiche dei cittadini e anche di quelli di questo territorio, quindi parlo dell'ultimo tratto di Brecciarola o anche di Alanno, di Manoppello o anche poi della parte dello Scalo, da parte di San Giovanni Teatino, che è quella che ha più problematicità, che addirittura abbiamo fatto con una delibera di giunta, ha rallentato il percorso perché avevamo detto che doveva seguire tutto un certo procedimento a livello di via. Quindi credo che vada dato atto a questo governo regionale di credere nell'opera, di metterci le risorse e comunque di essere vicino alle istanze dei cittadini, tant'è che mi sembra che alcune comunità che si erano opposte a questo progetto al momento diciamo, hanno dato già l'assenso, hanno ottenuto grandi risorse, grandi benefici sul territorio. Poi è chiaro che quando si fanno questi interventi, quando è stato fatto un intervento massiccio a Bologna, ricordo che addirittura fu trasferito un quartiere, la stessa cosa è successa a Roma, chiaramente ci sono interventi che vanno fatti, così come devo assolutamente rintuzzare le parole gratuite e affermazioni peraltro che non trovano riscontro del capogruppo Paolucci. Le 16 associazioni chiedono alla politica, in un momento in cui sembrava che la politica stesse discutendo, di crederci, e lo chiede a tutta la politica, non solo al Presidente Marsilio o al centrodestra, che ci crede, ripeto, ci abbiamo messo già 100 milioni, ma l'appello è stato fatto nostro, abbiamo detto soprattutto cercate di aiutarci anche per far capire sui territori della necessità di questa infrastruttura. Nulla c'entra con l'asse, con quello che a suo tempo ci fu, e lo ricordo perché ero io assessore in quel periodo, quando le associazioni ci chiedevano questo asse trasversale Mar Adriatico-Tirreno, il vecchio ragionamento che si faceva tra Ortone e Civitavecchia. Noi abbiamo detto abbiamo un asse ancora più importante, che è quello che fa riferimento poi all'autostrada del mare, che è quello che dal canale di Suez arriva a Trieste, che non possiamo perdere, e infatti abbiamo avuto ragione. C'è stata una svolta, credo epocale, perché l'Europa si fermava ad Ancona, le reti TNT si fermavano ad Ancona. A questo governo regionale, questa maggioranza di centrodestra ha permesso, tramite un accordo trasversale, cioè Marche, Abruzzo, Molise e Puglia, di poter far arrivare le reti TNT lungo questo asse, così come, chiedo scusa, sì, no, sì. Però voglio dire se sì, sì, dicono, no, però io le avevo chiesto anche una cosa, cioè se riteneva di poter prendere molti voti a Brecciarola nel caso si dovesse candidare. Io con gli abitanti di Brecciarola ci parlo e ci sto discutendo e posso dire che gli abitanti di Brecciarola hanno intanto rilevato che il comune di Chieti, che ne dica che abbia presentato un ricorso, che è un ricorso che non va da nessuna parte, perché il comune di Chieti stranamente non ha dato il diniego quando era tecnicamente dovuto, cioè la conferenza di servizi non si vanno a fare i comizietti o gli interventi che non portano nulla, ci vanno i tecnici e devono contestare il progetto, non l'hanno contestato, quel ricorso al TAR che è stato fatto è aria fritta, perché il TAR dirà
subito, caro Comune di Chieti, non avete dato il diniego, quindi c'è il famoso silenzio assenso, e lei sa che significa il silenzio assenso, quindi avete già dato il parere favorevole. Io credo che si farebbe bene, e credo che si stia facendo, che come è stato fatto per gli altri territori, alcuni interventi che sono sbagliati da parte di RFI vengano assolutamente corretti. Corretto. Che RFI metta seriamente mano, come ha fatto per altri comuni, al portafoglio, perché deve indennizzare, perché quel territorio viene gravemente danneggiato, e RFI non si sottrae a questo. Il commissario Macello già ha garantito i rimborsi di valutazioni che vengono fatte in modo, diciamo, attuale, non immaginare altro. C'era da rispondere ai lavori pubblici, alle risorse che sono state sottratte. Non è stato sottratto niente, è stato fatto un atto che ci ha chiesto il governo peraltro non nostro, perché era un governo giallo-verde, ci è stato detto c'era il Covid, qualcuno fa finta di dimenticarlo, non spendete i soldi, quindi darci la possibilità di pagare l'economia nazionale. È stato fatto solamente quello. Ortona, il Fucino, Passo Lanciano non hanno perso assolutamente allora, nulla. Allora, Verrecchia, che ha ascoltato insomma, questa parte relativa alla Pescara-Roma, abbiamo sentito Marsilio su questo, quindi probabilmente non so se vuole intervenire anche su questa problema, però io le faccio una domanda un po' più generale, proprio sull'attualità di questi giorni, relativamente al dossier PNRR Abruzzo nel suo complesso. Ecco, a questo punto l'interlocuzione con il governo nazionale, sulla cantierizzazione di quale opere si sta sviluppando, cioè cosa avremo in Abruzzo, al di là che non avremo probabilmente, ma l'avremo finanziata da altre fonti, la Pescara-Roma. Innanzitutto è bene, buonasera a tutti, sottolineare, così come sono state sottolineati dai colleghi di maggioranza, l'opera strategica di questa Roma-Pescara. Innanzitutto, e da qui si può evincere la trasmissione, che ormai siamo entrati in una campagna elettorale, perché se si parla della Roma-Pescara è solo grazie a questa amministrazione. Prima se ne parlava sui giornali solamente per i ritardi e per i disagi che i pendolari e gli utenti della linea ferroviaria versavano tutti i giorni, senza nessun tipo di prospettiva. Oggi la prospettiva c'è, se si parla della Roma-Pescara è perché c'è questo governo regionale che, con una richiesta esplicita, formale, del Presidente Marsilio, mise attorno a un tavolo l'allora Ministro De Micheli, l'amministratore allora delegato Gentile e l'allora Presidente della Regione Zingaretti, e si iniziò questo percorso. È stato quindi un lavoro molto difficile, perché la Regione Abruzzo era una regione che a Roma non era considerata, sino a quando non c'era un Presidente che, grazie ai suoi buoni rapporti, alle sue buone doti, è riuscito a mettere al centro quelle opere strategiche come la Pescara-Roma. E sono sicuro che ciò si farà. Il fatto di aver cambiato fonte di finanziamento, come ha già sottolineato il collega Febbo, e averci creduto come Regione, mettendo da parte all'interno anche risorse dell'FSC di una nostra programmazione europea in dote alla Regione Abruzzo, significa che noi ci crediamo e che questa opera, solo grazie a questo governo regionale, si sta facendo, e nonostante le mille difficoltà. Tra le altre opere del PNRR andiamo anche in supporto a quelle che sono, diciamo, le difficoltà che incontrano dei comuni, che spesso hanno difficoltà a redigere i progetti, e quindi diamo anche un supporto, diciamo, istruttorio, amministrativo. L'unico PNRR che ci ha visto coinvolti all'interno di questo contesto, perché la Regione non ne aveva avuto competenza, è stata quella sulla scelta dei borghi, una scelta che è stata indirizzata su 20 milioni al centro di Calascio, e quindi la Regione Abruzzo sta supportando il Comune anche in quel deficit amministrativo che il Comune, essendo piccolo, tiene. Sul resto, l'interlocuzione che il Presidente, che quindi anche attraverso la vostra emittente, quindi anche la carta stampata, ne danno notizia, sono i continue interlocuzioni con il Ministro Fitto, che sta seguendo in prima persona il tutto, e quindi con il Governo nazionale. Abbiamo questa possibilità quindi di far crescere questa Regione, e considerando i 2 anni di pandemia siamo riusciti a fare più di qualunque altro fino ad oggi, in termini infrastrutturali ma anche in termini di dissesto idrogeologico. Ricordiamo che per la costa sono stati investiti 36 milioni di euro, ricordiamo che abbiamo
un piano sociale, sul nuovo piano sociale, un'economia importantissima di 450 milioni in Abruzzo. Abbiamo quindi delle risorse che si vanno ad aggiungere a quella programmazione, abbiamo anche quegli investimenti che si stanno facendo sulla sanità e che quindi quegli 388 milioni sull'edilizia sanitaria. Abbiamo altre risorse che vengono e sono state spalmate sulle opere che si andranno a realizzare e che grazie al lavoro che questa giunta sta portando a termine riusciremo ad avere. Bene. Quindi il fare è quello che invece contraddistingue questa amministrazione e possiamo fare dei raffronti in qualsiasi momento con i dati di chi ci ha preceduto. Benissimo, noi ci fermiamo per la prima pausa pubblicitaria e poi riprenderemo da Paolucci. Linea della regia. Siamo tornati subito in studio. Allora, Paolucci, non so se voleva aggiungere qualcosa rispetto alla Pescara Roma, ma con lui volevo introdurre anche l'altro argomento su cui il presidente Marsilio aveva, aveva fatto anche degli annunci nella nostra trasmissione la scorsa settimana, vale a dire la sanità. Ormai ci siamo con la pianificazione della rete ospedaliera, anche con in particolare emergenze relative alla mobilità passiva extraregionale e alle liste d'attesa che stavano insomma, in qualche modo per vivere un momento di svolta, diciamo, con dati che tornano ad essere di un trend di ripresa per l'Abruzzo. Ecco, Paolucci, su questi due temi. Lei è stato anche assessore alla sanità, sì. Quindi comunque può. Ma guardate, allora, la verità è che questo governo regionale ha semplicemente un tratto che lo contraddistingue. Il primo, fare tante chiacchiere e propaganda e molti pochi fatti. Il secondo, di essere collegato a un partito, prima la Lega, che nel 19 era molto forte e ha dato una mano a eleggere uno sconosciuto, e oggi a Fratelli d'Italia, travasando i voti della Lega, diciamo, ha cercare di vivere di luce riflessa rispetto al voto su Fratelli d'Italia, perché il risultato vero di questa azione di governo è zero, anzi meno. Infrastrutture, ditemi una sola opera realizzata in 5 anni, ormai siamo a fine legislatura, zero, hanno pure fermato la Fondo Valle Sangro, non c'è nulla. Qualche opera sull'erosione costiera fatta a Teramo è durata 36 ore, chiamate i sindaci di destra o di sinistra e vi confermeranno quello che sto dicendo. Sanità, avevano oltre 500 milioni di euro, cui si sono aggiunti quelli del PNRR, i partiti della destra erano contro il PNRR, i voti in Europa sono stati contro il PNRR che portò a casa il governo Conte, 5 Stelle, Partito Democratico, Gentiloni e il lavoro fatto al tempo, si sono aggiunte quelle risorse. Quante roba è stata realizzata in sanità? Zero. L'unico ospedale nuovo realizzato nella vecchia legislatura, Sulmona. Anzi, diamo qualche dato in sanità. Meno 25.000 prestazioni ospedaliere con la giunta Marsilio rispetto al 2018. Meno 25.000 prestazioni sanitarie verso i cittadini abruzzesi in meno. Quanta mobilità passiva in più? Oltre 100 milioni di euro, mai il saldo aveva sfondato quota 100 milioni, meno 20% di saldo di mobilità. Dietro questi numeri c'è il dolore delle persone. Andiamo al CUP di Lanciano, la gente è chiusa, ti rispondono. Vuoi fare un intervento? Ti richiamano dopo un anno per sapere se sei ancora interessato a un intervento programmato oppure no. Questi sono i risultati di Marsilio. E ancora aggiungo, 56.000 abitanti in meno. Il doppio come contrazione della media nazionale. Sapete quanti giovani sono andati via nel cluster di età tra 15 e 31 anni in Abruzzo? Meno 12%, 3 volte di più la media nazionale. Questi sono i fallimenti reali di Marsilio. Poi si nasconde nel 2019 col voto di Salvini, il capitano di allora. Oggi con il governo Meloni, ma non ha fatto assolutamente nulla se non pezzi di propaganda anche sovrappagata. Il Giro d'Italia è costato 9 milioni di euro. Con noi sono venute 4 tappe, ma 500-600 mila euro abbiamo speso in 5 anni. 9 milioni in un solo anno, questo. Cioè, questo è il racconto purtroppo di una regione che annaspa, tant'è vero che migrano. Migrano tantissimi giovani, migrano tantissime famiglie, tantissimi pazienti e migrano tante persone che pagano di tasca propria le cure. Oltre al fatto che sulla sanità è una rete ospedaliera, lei citava, ma guardate che ogni legislatura ha avuto una rete ospedaliera, solo questa non ha una rete ospedaliera.
ha avuto Pace, l'ha avuto Del Turco, l'ha avuto Chiodi, l'ha avuto D'Alfonso, solo Marsiglio non ha mai approvato una rete ospedaliera, portandole infatti gli ultimi 6 mesi di campagna elettorale. E cosa dice questa rete ospedaliera? Dice semplicemente che c'è qualche primario in più, perché a loro interessa fare i concorsi per i primari, ma non dare le prestazioni alle persone, e infatti sono meno 25.000 le prestazioni, e sono dati inconfutabili, tanto io li pubblicherò uno a uno, ospedale per ospedale, anche laddove hanno fatto certe promesse, abbiamo il 50% di tagli delle prestazioni, come a Ortona, o a Sulmona il 33%, o a Lanciano il 31%. Allora, Montevarra, ovviamente la Lega è partito di riferimento dell'assessore alla sanità Verì, insomma, tema molto caldo e lo sarà, immagino, moltissimo ancora di più nel corso della campagna elettorale. Quali sono in realtà i risultati relativi alla gestione delle politiche per la salute e per la sanità in Abruzzo? Beh, sicuramente se un cittadino del mondo si mettesse adesso in collegamento dopo aver ascoltato collega Silvio Paolucci, sembrerebbe che l'Abruzzo sia in questo periodo di Marsiglio, presidente, sia diciamo, una delle regioni dove meno c'è sanità, dove meno c'è riscontro, dove meno c'è servizio. Mi sembra che la realtà sia diversa. Sicuramente la sanità è un aspetto particolare perché ha a che fare con la salute dei cittadini. Il cittadino vuole sempre il meglio, il massimo, vuole avere tutta quell'attenzione che diciamo, merita in quanto tale. Però ecco, dobbiamo prendere atto di quello che sono gli atti. Oggi noi abbiamo nel tavolo ministeriale l'approvazione di quello che è il progetto di riordino della rete ospedaliera. Abbiamo avuto l'approvazione in via definitiva della rete territoriale, che è fondamentale in questa riorganizzazione della rete ospedaliera, perché noi non possiamo non negare come molte volte ci sono dei ricoveri impropri, si va al pronto soccorso anche per una diciamo una caduta, una bucciatura di un ginocchio, cioè qualsiasi cosa si va al pronto soccorso. Invece non è così. C'è la medicina territoriale che deve fare da front office a quelli che sono gli interventi da poter fare, ecco, in ambulatorio medico, in ambulatorio dei distretti o delle, diciamo, dei centri territoriali, e andare invece nel pronto soccorso ospedaliero per le situazioni gravose, importanti, di modo che il medico è concentrato e non è, diciamo, ecco, può intervenire in maniera immediata. A livello quindi, ecco, di rete ospedaliera, noi abbiamo finalmente l'approvazione definitiva, in cui abbiamo avuto l'approvazione definitiva dei 4 LEA di secondo livello, abbiamo gli ospedali di primo livello, abbiamo la trasformazione di quelli che erano stabilimenti o presidi diciamo, che ormai avevano perso tutta la caratteristica dell'ospedale. Invece, ecco, se andiamo a leggere i documenti veri, reali, vistati dal Ministero, stanno a dimostrare che questa giunta ha lavorato, l'assessore Verì diciamo, quotidianamente si è impegnata perché finalmente l'Abruzzo avesse la giusta rete ospedaliera. C'è lo sblocco dei fondi per realizzare i nuovi ospedali, abbiamo investito sul recupero delle liste di attesa, noi abbiamo speso nei 2-3 anni oltre 70 milioni di euro, cosa che, se vado a vedere nel passato, questo non c'è stato. Diciamo che sicuramente non è il massimo, perché in sanità non si raggiunge mai il massimo. Cioè l'ottimo non si avrà mai, perché c'è sempre qualcosa di nuovo. Però questa giunta, col presidente Marsiglio, con l'assessore Verì, ha realmente prodotto delle attività, delle delibere, delle iniziative che permetteranno diciamo, ai cittadini abruzzesi di essere curati nel modo migliore. Prego. Sì, sì. Taglieri, quando arriverà in aula il piano di riorganizzazione della rete ospedaliera, quali saranno le vostre controproposte? Ma innanzitutto bisogna vedere cosa arriverà in aula, ma io credo che bisogna fare su questo tema un'operazione verità, perché io ne sento da tantissimi anni, sento tantissime considerazioni, annunci, annuncite di ogni genere, propaganda continua e anche a volte forse
oltre quello che sono i limiti e la tolleranza di sopportazione dei cittadini. Perché poi quando il cittadino apre il giornale o ascolta la televisione o sente il presidente Marsiglio che racconta di un'altra regione, perché è vero, il presidente Marsiglio vive nel Lazio, quindi racconta quello che succede nel Lazio, poi lo confonde con quello che succede in Regione Abruzzo e questa cosa un po' destabilizza le sue dichiarazioni. Ma raccontiamo la verità. Noi abbiamo una delibera di giunta che è arrivata a un tavolo ed è stata bocciata per due anni e mezzo di seguito con verbali puntuali, gli stessi documenti di cui parlava il presidente Montepara, che noi leggiamo puntualmente, che prescrivevano e davano degli atti di indirizzo in funzione di quello che è il DM70, definizione tavolo DM70. Cosa c'è in questo DM70? C'è una programmazione. E cosa viene fuori? Che nel momento in cui tu decidi di fare una programmazione ti devi assumere responsabilità. È d'obbligo. Non rispettare il DM70 e non fare programmazione è quello che sta facendo l'attuale governance di questa regione. Tanto che quando poi manca la programmazione le risorse si perdono e la quantità di risorse infinite, grazie alla pandemia che avete avuto a disposizione, quindi 10 volte tanto i governi precedenti, hanno dimostrato la vostra incapacità a metterle in campo. Considerando che qualcuno ha avuto il coraggio di comprare addirittura, parlando di innovazione tecnologica, TAC dismesse dalla Francia, posizionate all'interno dell'ospedale Renzetti di Lanciano e poi un giorno sì e l'altro no, non possono essere utilizzate perché non funzionano. Dismesse per di più oggi anche vetuste perché hanno 6 anni di vita e quindi devono essere cambiate. Questa è la genialità di questo governo. Liste di attese infinite, oggi le persone vanno al CUP e trovano il nulla, addirittura per sanare il nulla qualche manager furbo che pensa di poter fare politica, nominato dall'attuale centrodestra, dove addirittura non viene neanche più l'assessore a rispondere ai cittadini, ma bensì, ed è la prima volta che lo vedo, vanno avanti i manager che fanno politica e cercano di difendere l'indifendibile, smentiti dai numeri. L'altro giorno, alla dichiarazione insieme a un sindaco di un manager di una delle ASL in Regione Abruzzo, che dopo che segna il 32% di posti letto in meno, ha il coraggio di presentarsi davanti alla cittadinanza e di dire che va tutto bene. Le indicazioni date agli operatori del CUP, qualcuno ha avuto il coraggio di dire che quei ragazzi sono responsabili di quello che è la non disponibilità dei calendari? Ma cosa deve rispondere un operatore che non ha veramente calendari? Allora cambiano strategia queste nostre denunce, perché io queste segnalazioni e denunce le ho fatte. Cosa si inventano? Mica di risolvere il problema o di trovare soluzione ai problemi, non sia mai, poi finirebbe il mood della propaganda. No, hanno delle idee geniali, fantastiche, che distinguono questa amministrazione di centrodestra. Contattano gli operatori del CUP e gli dicono: non potete rispondere che non ci sono i calendari, dovete semplicemente dire non vi preoccupate, vi ricontatteremo noi, vi chiameremo noi, trovatemi un cittadino che è stato richiamato o ricontattato. Quindi io non so quando arriverà e se mai arriverà, perché è finita questa legislatura, questo documento in aula, ma sono sicuro che chi verrà dopo, e io mi auguro e spero che il presidente Marsiglio resti nel Lazio, almeno non fa più confusione tra il Lazio e Regione Abruzzo, e che quantomeno abbiano il buon senso di candidare qualcuno che comprenda quello che succede in questi territori, ma io penso che chi verrà dopo avrà tantissimi problemi. E un piccolo inciso, vado oltre perché sulla rete potrei annoiarla, rapidamente, velocissimo, quando si parlava, no perché da quando ci siamo noi i trasporti vanno bene, vanno talmente bene i trasporti che da quando ci sono loro, fermatevi sotto una pensilina e provate a prendere un autobus se ci riuscite. Bene, allora Febbo, abbiamo tanta carne a fuoco anche per quel che riguarda l'ASL di Chieti, Lanciano Vasto Chieti. Ecco, in realtà lei ha seguito molto anche queste ultime vicende, è reale questa difficoltà che si è vissuta nelle prenotazioni, nell'utilizzazione dei macchinari e soprattutto, ecco, guardando al futuro, qual è lo scenario che si apre, insomma, anche per i nuovi ospedali? Sì, però mi devi dare la possibilità di replicare, perché insomma credo che di tante cose dette alcune vadano
vadano sicuramente smentite, perché il collega Paolucci dà i numeri come fa di solito, che poi vengono smentiti dai fatti. I numeri che lui ha enunciato, ha dimenticato di dirli gli ultimi più recenti, che qualche giorno fa sono stati resi pubblici e commentati dal professor Mauro sui dati del PIL e dell'occupazione, e mi sembra che l'Abruzzo continui a essere la locomotiva del centro-sud, con distacchi notevoli anche rispetto a amministrazioni governate dal centro-sinistra. Infatti Taglieri prima, quando parlava del Lazio, forse dimenticava che stava parlando del Lazio governato dal PD e dai 5 Stelle, che qualche settimana fa ha cambiato regime. La Fondovalle Sangro non è affatto ferma, quando vuole anche adesso, anche domani mattina possiamo andarci, do appuntamento al collega Paolucci e vede che il cantiere è aperto. Il cantiere è stato fermo 6 mesi perché l'ex presidente Fuggiasco D'Alfonso. D'Alfonso, io non ti ho interrotto, se vuoi cominciamo con l'interruzione. Non può rispondere del PIL sulle prestazioni sanitarie. Però poi mi devi dare tempo per recuperare. Non ti innervosire quando si parla del Fuggiasco. Il Fuggiasco fece un progetto sulla Fondo Valle Sangro in tutta velocità, e guarda caso quella tutta velocità da me contestata, avevo ragione, perché è stato scoperto un giacimento di gas che ha bloccato i lavori, è stato dovuto rifare il progetto, l'ANAS è tornata e con i soldi che aveva iniziali sta andando avanti. Domani mattina, se vuole, ci andiamo, venga con la telecamera e vede che il cantiere è aperto. Guardi, sulla rete ospedaliera credo che intanto qualcuno dimentica che intanto abbiamo già approvato la rete territoriale, quindi due sono gli strumenti che vanno approvati, rete ospedaliera e rete territoriale è stata apportata. Qualcuno forse dimentica che la sanità nazionale, e io credo mondiale, e non lo dice Mauro Febbo, ma basta aprire qualunque giornale specializzato, qualunque giornale nazionale, sa che questa pandemia ha portato degli scompensi enormi a livello totale sulla sanità. Noi ci siamo difesi, noi abbiamo portato avanti, e questi poi sono i dati reali, quelli che forse a Paolucci dà fastidio, per cui poi si innervosisce. Noi abbiamo aumentato i posti letto dal 2018 a oggi di 415 unità, da 4.477 li abbiamo portati a 4.892. Le UOS sono state portate da 261 a 291. Le UOC, che sono i primariati, cioè dove ci sono i servizi importanti che vengono dati ai cittadini, vengono portati da 187 a 217, cioè il 30%. Mi permetto di dire un dato enorme che smentisce tutti i dati fasulli che racconta Paolucci e Taglieri, che poi vengono smentiti dai fatti e soprattutto dai dati quotidiani. Abbiamo stabilizzato la bellezza di 885 operatori sanitari. Questa è la realtà di una sanità che noi abbiamo trovata macellata da loro. Quando sento i 5 Stelle che in continuazione si ergono a paladini di che cosa? Ma se dove avete amministrato? Vi hanno cacciati, a Roma vi hanno cacciato, a Torino vi hanno cacciato, a Livorno vi hanno cacciato, avete un terzo dei voti che avevate. 15-8, quando è il 15-8 nazionale parla, avete, vai avanti, avete, vai. Dovete spiegare agli italiani, altro che PNRR, noi Forza Italia è sempre stata a favore, perché noi dovete sistemi spiegare vostri agli italiani sul territorio i 637 milioni che avete speso per comprare i banchi con le rotelle. Va bene, quello avete fatto. Allora, torniamo alla sanità. Io mi affido a Verrecchia per tornare sul tema della sanità, soprattutto per rispondere nel merito ad una riflessione che era anche amara da parte di Taglieri, che diceva: no, ma non lo vedremo mai in aula il piano di riorganizzazione della rete ospedaliera prima della conclusione della legislatura. Sarà così? Non è così come al solito. Noi ci stiamo caratterizzando proprio per la concretezza degli atti
e tra qualche mese ne vedremo i risultati. Il nostro presidente, come sanno, è Marco Marsilio, al di là delle battute dello disconosciuto. Qua disconosciuto c'è solo l'avversario che non sanno come fare e chi candidarsi, perché neanche si riescono a sedere attorno a un tavolo, a differenza della nostra coalizione che sta andando avanti soprattutto per completare questo programma e quello futuro. Sul tema della sanità quindi la rete andrà a essere presa d'atto in giunta e arriverà in consiglio. Una rete ospedaliera che la precedente amministrazione non aveva avuto l'avallo da parte del tavolo nazionale, che ha dei numeri, nonostante le carenze di personale in tutta Italia, abbiamo assunto, come ricordava il collega Febbo, 4.060 persone, con un netto di 1.968 persone, 833 stabilizzati all'interno della sanità pubblica. Adesso i fatti vengono smentiti perché ognuno di questi operatori si riguarda a casa con le proprie famiglie e dice: ma io sono stato assunto, io sono stato stabilizzato, allora non è vero quello che dicono all'opposizione. E così a noi ci fanno un favore quando dicono queste bugie, perché noi con i fatti andiamo sempre a dimostrare il contrario. Quando abbiamo sbloccato il finanziamento per l'edilizia sanitaria, e ricordiamo che sull'edilizia sanitaria il centrosinistra voleva intraprendere altri percorsi come quello del project financing, difeso su tutti i livelli da parte dell'opposizione, bocciato su tutti i gradi di giudizio, noi stiamo investendo con le nostre risorse, perché riteniamo che sia giusto così, e vedranno la luce e partiranno le gare entro quest'anno già ad Avezzano, che è il primo ospedale che ha una addirittura relazione sismica pari a zero, quindi è un motivo anche di sicurezza, e quindi abbiamo tenuto a tenere la barra ben salda e ferma. Abbiamo investito nella sanità, pensate che in Abruzzo fino al 2018 non c'era un solo centro di accreditato per l'autismo, e questa amministrazione, questo centrodestra, ne ha aperte 18. Non c'era una sola struttura per le reti patologiche e noi ne abbiamo aperti 17 in tutto Abruzzo. Quindi c'è un lavoro fatto da parte di questa regione con delle realtà calate, perché questi centri sono visibili, sono concreti, sono a servizio della cittadinanza abruzzese, e abbiamo la fortuna di avere un presidente che, a differenza di quelle che dicono le opposizioni, è molto molto riconosciuto nei tavoli istituzionali. È solo grazie a lui se la regione Abruzzo ha fatto quel salto di qualità. L'opposizione dirà il contrario e sempre di più. Vedremo i dati anche che quando riguarda le prossime regionali, e vediamo se questi dati andranno a convincere i nostri elettori, gli elettori abruzzesi o quelle opposizioni che ad oggi non hanno neanche un concorrente da poter mettere a disposizione. E di questo parleremo tra pochissimo, dopo la pubblicità, gli ultimi 10 minuti di trasmissione con i nostri ospiti, che saranno brevi perché inizieremo a inquadrare lo scenario di cui poi ovviamente parleremo a lungo nel prossimo autunno, quello delle prossime elezioni. Linea alla regia. Allora, siamo arrivati al giro finale tra gli esponenti dei gruppi consigliari alla Regione Abruzzo. Paolucci, ho sentito già un paio di esponenti del centrodestra che dicevano: ma tanto il centrosinistra non ha nemmeno il candidato insieme ai 5 Stelle per fronteggiare Marsilio, quindi il problema non è Marsilio, il problema lo avete in casa. Guardi, è così. Io rispondo a questo, ma sto nei tempi, però devo dare alcuni dati che sono incontrovertibili. Poi a me fa piacere che qualcuno parli di aumento di primari mentre io parlo di prestazioni per la gente e le persone. Nel 2018 si erogavano nella sanità ospedaliera abruzzese 156.000 prestazioni, nel 2022, dopo 4 anni di Marsilio, 129.000. A Ortona, cavallo di battaglia piuttosto che a Sulmona, si è passati da 6.000 a 2.800 a Ortona e a 3.500 a Sulmona. Qualcuno che è presente qui mi tira il foglio dicendo: stai dicendo il falso, questi sono i dati che a me ha dato Cosenza, cioè il loro direttore, loro nel senso che è nominato da loro, dell'agenzia sanitaria. E così per tutti gli ospedali. Dove più, dove meno. Dove meno, Ortona. Nel senso meno 46%, in qualche capoluogo, vedi Pescara, solo meno 9%. Vogliamo parlare di questo? Prima della pandemia. Prima della pandemia, punto.
non c'è stato nessun recupero post pandemia. Gli altri mi rispondono, sono aumentati i primari, certo, voi fate i concorsi dei primari ma non date le prestazioni alle persone. Prima c'era un commissariamento, terminato il commissariamento si sono potuti sbloccare le risorse per i concorsi e quelle risorse sono venute ancora in questo caso da un governo giallorosso. La Meloni non ha adeguato le risorse. Vengo alla risposta che mi chiede la coalizione e il candidato presidente. Ma non giriamoci attorno. L'altra volta Marsiglio da Roma fu candidato a Natale e si è votato il 10 di febbraio. Per 4/5 o 3/4 il voto regionale resta un voto politico, per cui gran parte del lavoro debbono farle, ovviamente i partiti, a livello nazionale, nel riprendere quota per quanto riguarda una parte. E aggiungo, costruire un'alleanza, perché se avessimo fatto un'alleanza già alle politiche, la somma di quell'alleanza rendeva assolutamente contendibile il risultato in tutti i collegi uninominali. Il risultato sarebbe stato molto diverso. Dopo viene il progetto, chiaramente il candidato, ma è molto semplice dare una risposta. Quindi non è che c'è il tema a 180 giorni dal voto, pare che Marsiglio stia decidendo di votare il 10 di marzo, il tema sia il candidato in sé quando lui si è candidato 40 giorni prima delle elezioni dell'altra volta. Però rispetto alla tempistica, quindi, c'è stato anche qualche sindaco del centro-sinistra che l'ha invita a candidarsi da un anno prima. Che inviti me, vabbè, mi fa piacere, resta lì. Invece raccolgo quell'invito nel senso che io condivido che mettere in campo un progetto, un'alleanza, va fatto in un tempo adeguato e ho suggerito, cercando ovviamente di alimentare anche nel mio partito un'interlocuzione più rapida anche con gli altri soggetti della coalizione potenziale che si contrapponga a Marsiglio, partendo per esempio da quelle questioni che abbiamo parlato oggi. Bene. Infrastrutture e sanità e prestazioni per i cittadini. Montepara, voi siete già partiti lunghissimi con Marsiglio, la Lega non farà scherzi in questi mesi? Ma sicuramente il tavolo nazionale determinerà la ricomposizione del candidato presidente, però noi stiamo lavorando bene col nostro presidente, come Lega siamo coerenti al centrodestra, stiamo ottenendo ottimi risultati come coalizione e penso che anche la vittoria a livello nazionale del centrodestra sta a dimostrare come ormai sia una coalizione collaudata che ha delle finalità comuni. E io penso che sicuramente saremo all'altezza della situazione, di poter riconfermare per la prima volta in Abruzzo la riconferma del Presidente. Sicuramente fa specie che, mentre per noi è una coalizione questa tra noi, Fratelli d'Italia, Forza Italia e UDC e gli altri partiti moderati, che ormai è consolidata, che invece altre forze politiche fino a ieri neanche si parlavano, si gettavano invettive tra di loro, oggi per convenienza politica fanno delle alleanze che però lasciano il tempo che trovano perché la visione che ognuno di loro ha è assai diversa. Noi come centrodestra penso che riusciremo invece a centrare quel lavoro che è iniziato 4 anni fa, che è stato ricordato prima sia dal collega Febbo che dal collega Verrecchia, e sicuramente riusciremo a portare a termine quelle opere infrastrutturali ma di servizio alla persona, perché questa è la cosa importante. Noi non possiamo dimenticare che abbiamo tutto l'entroterra che assolutamente dobbiamo valorizzare e quindi ecco la legge per dare una premia di natalità. Dobbiamo assolutamente investire i fondi FSC per le infrastrutture, per collegare sempre di più l'entroterra alla costa, per evitare questa emorragia di spopolamento che poi procura ulteriori danni perché abbandonando un territorio, questo territorio crea dei problemi. Quindi quando c'è un acquazzone, ci sono le frane, ci sono gli smottamenti. Ecco, avere la capacità di invertire la rotta e far sì che la gente possa rioccupare un territorio dell'entroterra, e questo come centrodestra noi lo stiamo già facendo da tempo. Taglieri, noi osservatori facciamo sempre un po' i conti molto drasticamente. Si è ricostituito il campo largo, dialogo, anche qualcosa di più tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, si vota nei prossimi 7-8 mesi in due regioni molto vicine, dissassate dal resto delle regionali per le votazioni, appunto per nominare i nuovi governatori. In Molise, appoggiato dal PD, il candidato del Movimento 5 Stelle, in Abruzzo il candidato sarà del PD, appoggiato al Movimento 5 Stelle. Ma io non penso che questo sarà il tema della coalizione.
Io adesso capisco l'ansia dei miei colleghi di centrodestra a voler bruciare o avere un nome per poi attaccarlo da qui fino al 10 di marzo. Io penso che i cittadini che in questo momento ci stanno ascoltando vogliono quantomeno sapere cosa può fare una coalizione, quali sono i programmi, quali sono le idee, quali sono gli obiettivi che possono essere raggiunti. I miei colleghi di centrodestra hanno il vento a favore in questo periodo, ma l'abbiamo avuto anche noi, abbiamo raggiunto anche cifre importanti. Prima il collega Febo, io capisco che lui leggendo la targa col 15-8 del Movimento a livello nazionale un po' si irrita, però che cosa vogliamo fare? Questa è la situazione che indica effettivamente che anche nel momento in cui abbiamo avuto il vento a favore, poi un po' siamo scesi, ma molte persone oggi ci riconoscono il grandissimo lavoro fatto a livello nazionale. A livello regionale credo che l'importante è rimanere su quelli che sono i temi. Sanità, sanità pubblica sarà il primo punto su quale si dovrà discutere, perché bisogna recuperare il disastro attuale. La pandemia ci ha insegnato quanto è importante il ruolo della sanità pubblica, sicuramente sui trasporti, sicuramente sulle aree interne, sicuramente sul sociale, sicuramente sulle politiche del lavoro, che a me viene da ridere, perché un governo nazionale che oggi riprende un altro po' i co-co-co con l'attuale governo Meloni, la donna che con un clic regalava 1.000 euro agli italiani e che andava a fare il pieno della benzina gridando quante accise ci sono, poi dopo 8, 9, 10 mesi fa politiche che sono tutte controtendenza e che pagherà. Io lo so perché Marsiglio vuole andare il 10 marzo e ha fretta di andare al voto, perché sa che tra qualche mese gli italiani scopriranno la vera identità di questo nuovo centrodestra, che è uguale, identico e spiccicato a quelli che ci hanno regalato Monti e la Fornero. Non dimentichiamolo, la storia si ripete e della loro paura è soltanto quella. Noi lavoreremo sui temi e nella nostra coalizione verranno tutte le persone che vorranno coltivare gli interessi degli abruzzesi, le istanze degli abruzzesi. Sicuramente oggi l'Abruzzo ha bisogno di essere rappresentato in maniera diversa rispetto a chi l'ha fatto fino ad oggi. Invece Mauro Febo, tutto sommato le cose vanno abbastanza col vento in poppa in regione, nonostante lui non voglia ricandidarsi alle prossime regionali, perché molti consiglieri di area centrista, anche in uscita soprattutto dalla Lega, si sono avvicinati a Fratelli. Vabbè, io la do per scontato, ma non è che se lei non smentisce io la do per la notizia, capito, data, vabbè. È la nostra tecnica consueta, vabbè. Ma al di là mi posso permettere. Però molti consiglieri si sono avvicinati di fatto a Forza Italia, che sta diventando un gruppo di grande peso all'interno del Consiglio regionale. Adesso le chiedo, anche alla luce di quelli che saranno gli sviluppi futuri sull'assetto del partito all'indomani della scomparsa di Berlusconi, ecco, Forza Italia rispetto anche alla forza elettorale e alla consistenza politica di Fratelli d'Italia, che tipo di campagna elettorale si prepara a fare, soprattutto con chi si prepara a dialogare sempre all'interno della coalizione di centrodestra nei prossimi mesi? Brevissimamente, per smentire nuovamente i dati di Paolucci e di Taglieri, qualcuno fa veramente demagogia di basso livello. Parlare oggi di dati 2018-2023, quando la pandemia è stata ufficialmente chiusa dalla OMS in Italia il 30 aprile 2023. Quindi tutte le prestazioni hanno subito, non solo in Abruzzo, ma in Italia, in Europa, nel mondo, ritardi. Quindi veramente è di basso livello, non si ha nulla da dire. Mi fa piacere che i 5 Stelle sono un po'. Ho detto un po' scesi, infatti alle ultime amministrative sono più o meno un prefisso di Roma o di Milano. Forza Italia credo che nel 2019 ha subito una discesa secondo me immeritata come numero di voti. Pian piano siamo riusciti a far capire il nostro messaggio di serietà, di competenza e di coerenza che abbiamo portato avanti le nostre politiche. A livello regionale credo l'esempio sia lampante, se è vero come è vero che siamo entrati in tre e nonostante dopo un anno e mezzo abbiamo avuto l'abbandono di un consigliere, oggi ne siamo 7 e quindi credo che veramente dimostriamo che il gruppo è cresciuto, siamo cresciuti a livello territoriale
territoriale, di numero, alle ultime politiche, abbiamo preso il 12,13%, non abbiamo eletto il secondo parlamentare per una sciocchezza, altrimenti avremmo avuto anche il secondo parlamentare. Poi lei sa che quando si fanno i dati nazionali, cioè le proiezioni che ci sono le proiezioni nazionali, ma poi ci sono anche a fianco ci sono quelle regionali. Mi sembra che il dato acclarato dei dati, delle proiezioni, danno un forte risultato per il centrodestra nel suo complesso, danno un ottimo risultato per Forza Italia. I dati che ci stanno arrivando del Molise, anche lì vedremo dove fu una delle regioni dove più gialle, più dei 5 Stelle, mi sembra che le cosette si mettono male anche lì per la coalizione, per tutta la coalizione, ma soprattutto per i 5 Stelle. Abbiamo le elezioni del Molise, ma prima del Molise c'è stato il Lazio, il Trentino e potrei continuare. Mi sembra che andiamo verso la giusta direzione, nonostante tutto quel che qualcuno vuol far passare e dati di approvazione degli italiani rispetto a questo governo mi sembra che siano lampanti. Forza Italia si continua a mantenere soprattutto con i suoi principi, che sono quelli del garantismo, che sono i principi del liberismo, e soprattutto abbiamo avuto una posizione chiara per quanto riguarda la guerra, e soprattutto continuiamo a dire che in Italia c'è necessità da affrontare subito una riforma fiscale seria, perché il mondo imprenditoriale, il mondo dei lavoratori deve pagare meno tasse. In chiusura Verrecchia, per capire se è vero che Marsiglio vuole votare il 10 marzo, mi pare questa sia stata la data che ha profetizzato il capogruppo del Movimento 5 Stelle, perché teme che poi finisca la luna di miele col governo Meloni degli italiani e degli abruzzesi. No, con le norme da statuto le date potrebbero essere o fine febbraio o inizio marzo, quindi è una data che deve essere rispettata, quindi non c'è una discrezionalità che può andare oltre, quindi è una cosa non vera questa. Innanzitutto e ribadisco che la coalizione di centrodestra può assicurare continuità a questa regione approfittando di una filiera istituzionale che ha un governo di centrodestra con il leader e quindi la Presidente del Consiglio eletta in Abruzzo. Abbiamo interlocuzione molto più veloce, molto più costante e soprattutto in termini di ascolto mai avvenuto prima, fino ad oggi alla Regione Abruzzo abbiamo avuto queste condizioni. Quindi l'abruzzese può beneficiare di questa politica di centrodestra per una riconferma del Presidente Marsiglio e della coalizione. Mi dispiace che il collega dei 5 Stelle abbia non apprezzi l'operato della Meloni, a differenza della maggioranza però degli italiani, che ogni settimana ne vede incrementato il suo consenso, soprattutto sulla persona e sull'opera che sta sempre svolgendo, che è apprezzata anche a livello internazionale. Ricordiamo la prima donna che questa nazione ha a capo del governo, l'abbiamo noi e ne siamo orgogliosi e fieri perché sta svolgendo un buon lavoro. Con il Presidente Marsiglio c'è un buon rapporto, così come tutti quanti gli alleati, e vediamo, assistiamo pubblicamente come il 5 Stelle, nonostante il calo, ci siano anche problemi al loro interno. Non dimentichiamo pochi giorni fa il loro padre nobile, il comico Grillo, aveva incitato anche a indossare i passamontagna, quindi pensate come siamo ridotti per poi andare ad essere smentiti, così come le difficoltà che sta incontrando il PD al loro interno, dove c'è una convivenza forzata tra la componente della SLEIN, del segretario, e l'altra del presidente dell'Emilia, che comunque hanno una difficile convivenza, e questo si ripercuote anche nei territori, e i risultati poi anche alle regionali sono evidenti. Quindi premiate, cari abruzzesi, la continuità di un centrodestra che sta lavorando per questa regione come non mai, e i dati ne sono a testimonianza. Anche a livello delle amministrazioni locali i nostri sindaci sono tra i migliori in Italia e ne stiamo dando i risultati sulle cittadinanze
da loro amministrate, siamo ben fiduciosi perché finalmente abbiamo una regione che con il presidente Marsilio ha acquisito una autorevolezza in campo nazionale che ci fa ben sperare. Grazie Verrecchia, Paolucci, Montepara, Taglieri e Febbo, grazie a tutti voi per averci seguiti, appuntamento alle prossime occasioni con i fatti e le opinioni. Arrivederci.